Adesso fatemi dare il benvenuto a Fabrizio Corona. Buonasera Fabrizio, ben ritrovato. Buonasera a voi ragazzi. Buonasera, benvenuto qui su Netwica Diretta Studio. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie anche a Francesco che ci ha No, dato una mano. non il vostro invito, l'invito di Francesco. L'invito di Francesco, certo, assolutamente sì. È colpa tua. Ti smentisci mai, Fabri? Opini è colpa tua. Colpa mia, va bene. Scherziamo naturalmente. Fabrizio, le volevo chiedere questa cosa perché noi Dammi del tu, dammi del tu. ci diamo del tu con molto piacere. Volevo chiederti questa cosa perché sei stato nostro ospite diversi mesi fa quando la famosa Scommessopoli, è stata chiamata così, era proprio sul nascere e tu, insomma, avevi preso una posizione abbastanza netta raccontando e spiegando che avevi informazioni tali da poter dire che ci sarebbero stati tanti altri giocatori coinvolti in questa cosa, cosa che poi non è avvenuta, però so che in settimana ci sono state le tue dichiarazioni che, insomma, vanno in direzione opposta, dicendo guardate che è coinvolta tre quarti di Serie A, mi pare che tu abbia usato questa proporzione numerica, se non erro. No, diciamo che non è che è andata così, noi abbiamo anticipato l'inchiesta già da luglio, poi è scoppiata a ottobre, ma noi l'avevamo preparata a luglio. L'inchiesta ha preso un piede enorme, poi si è un po' arenata, avete cavalcata tutta, l'abbiamo cavalcata tutti, ovviamente queste inchieste così sono molto delicate, spiace, io ho preso anche delle querele per diffamazione da tre giocatori, da El Shaarawy, mi sembra El Shaarawy e anche Casale? Casale e quell'altro della Roma che non so neanche come si Zaniolo? chiama, No, oh, Zaleschi, quello giovane, Zaleschi, Zaleschi, quello giovane, Zaleschi. bravo, quello giovane, che ormai mi sembra anche che non giochi più, però nelle querele poi esiste l'exceptio veritatis, cioè se io ho le prove di qualcosa e c'è un procedimento giuridico e te mi quereli perché se no fai con la tua squadra, ma anche con chi ti allena. Devi dimostrare che quello che ho detto non è vero, se poi io ho le prove però di quello che ho detto. Ecco Fabrizio, ma per, cioè, la domanda che intanto. Diventa un processo per calunnia. Il problema è che secondo me gli inquirenti si sono fermati perché hanno trovato degli scogli, perché il mondo del calcio è il mondo del calcio. Mi spiace che hanno pagato soltanto due giocatori, quelli che hanno ammesso poi hanno pagato. Quelli che le prove erano talmente evidenti e che gli è convenuto ammettere, perché comunque diciamo che sono stati, anche la giustizia sportiva è stata molto gentile con i due giocatori, sia con Tonali e Fagioli. anche con Fagioli, perché Fagioli ha avuto un rinnovo di contratto, sta fuori 8 mesi, Tonali comunque il Tottenham lo ha tenuto e ha mantenuto il contratto, sta fuori 8 mesi, non gli cambia niente, no? E si sono ridimensionati, gli altri magari rischiano un po' di più, le prove non è chiare. E non hanno voluto mettersi in gioco, però secondo me è una roba che non è finita qua. Ma mi incuriosiva soprattutto il passaggio in cui dici che in qualche modo hanno voluto bloccarla sul nascere, cioè perché se no sarebbe stato troppo per il calcio italiano Allora, se fossero venuti. secondo me non è la trasmissione adatta, ma non lo dico con spregio, lo dico perché diventa una questione un po' penale, se noi entriamo nel caso anche di gravina, di dossieraggio, vi parlo di cose che so, di cose che tratto, cioè. Il caso Gravina è simile al caso dei calciatori, poi Gravina è stato sentito, finita lì, nessuno di voi sa che cosa è successo, giusto? È un altro caso che riguarda un'altra questione che c'è all'interno del calcio, della Superlega, sono tutte questioni molto delicate che sono al limite del penale dove i giochi di potere hanno valore, perché il mondo del calcio in Italia comanda troppo e ci sono troppi business legati al mondo del calcio. Cioè, quindi tu in sostanza sono Paolo Margigia, ciao. Come stai Paolo? Bene, bene, grazie. Bene, bene, molto bene, ti ringrazio. No, dico, in sostanza ci stai dicendo che... Io ti sto dicendo che io le mie prove e le mie chiese le ho portate avanti, le ho fatte sul Certo. mio giornale, ho portato avanti le mie robe e so che sono coinvolti, te l'ho detto, poi bisogna vedere che tipo di scommesse, come giocavano, c'è tutta una questione molto delicata, nel senso che poi c'è il banco, insomma, No, il livello dei certo, no, ma calciatori. sai cosa ti volevo dire? Cioè, io posso capire, no, che ci sia da parte della giustizia sportiva un eccesso di rispetto, magari forse, no, appunto nel farsi male in proprio. Però mi sorprende, ascoltando quello che tu hai detto, che c'è ancora tanto dell'altro, che io mi chiedo alla giustizia penale, perché anche la giustizia penale
Allora ti faccio una domanda, Francesco non si arrabbi, oggi sono molto serio, sentite, non ci voglio scherzare perché sono stanco. Ora ti faccio un esempio lampante, ma io non è perché sono interista e ce l'ho con la Juve. Ragazzi, ma il caso Suarez, ma cazzo, cioè io ho preso 15 anni di galera, 20 anni di galera, quello è il classico processo giuridico che fa scuola, tu hai una corruzione plateale dimostrata da intercettazioni e telecamere, dove hanno pagato l'università per fargli fare un esame finto, te mai sentito il processo? Che fine ha fatto il processo? E lì era la procura di Ma Perugia, se non sbaglio, no? Era lascia Perugia. stare, ma lascia stare, ma c'è corruzione grande quanto una casa. Cioè, l'amministrazione della Juve che ha trattato quel caso, e io so i nomi, uno l'hanno mandato all'estero, doveva prendere 5 anni per corruzione aggravata. Non c'è manco il processo. Il Sì, Atletico no. Madrid doveva essere condannato. Cioè, ragazzi, è una prova giuridica quanto una casa. È una corruzione plateale, Ma infatti io dove mi un processo non è mai sorprendo. stato fatto. No, no, ma infatti io non sto dicendo che Ma te ne tu. posso dire mille, cioè nel momento in cui tu parti una roba del genere, e io questa notizia già la devi, la procura di Torino, che poi ferma e va a Coverciano e ferma Tonali e Fagioli, sta indagando su un'altra parte della procura di Torino che aveva nascosto le carte. E questo è il calcio. Questa è la giustizia sportiva, questa è la giustizia Hanno italiana. giocatori di altre squadre? No, no, sui giocatori della Juve, perché la roba doveva uscire prima quando io la pubblicai a luglio. Peccato che una parte di procura aveva insabbiato. Ragazzi, ma questa è l'Italia, questo è il paese, questa è la roba, cioè è così, funziona così. Ma come finirà secondo te questa cosa? Cioè, Esatto. si Niente, finirà, riprenderà o... finirà, no, finirà che hanno pagato quei due lì, torneranno e continueranno a fare quello che facevano. Devo dire la verità che nelle inchieste che abbiamo fatto noi, per esempio uno come Fagioli, dovrebbe dirci grazie perché l'abbiamo salvato da chi, dalle estortorie gli chiedevano i soldi con cui aveva i debiti e si è fermato, magari lo abbiamo aiutato, questo se lo devi ricordare. Noi abbiamo fatto il caso Pellegrini. Pellegrini per un anno e mezzo non ha giocato, era diventato un bidone, ora non è che è diventato un fenomeno perché è arrivato De Rossi. Ma perché noi abbiamo parlato di una roba che c'era con una escort che lui aveva perso completamente la testa, e finita quella storia è tornata dalla moglie, è arrivato De Rossi, è tornato a essere il campione che era, ma per un anno e mezzo non ha giocato più perché era sotto da una escort. Ah, vabbè, no, io ho sentito, ho seguito anche quella vicenda, gli Ragazzi, audio che avevi lui da pubblicato. quando, non è che è arrivato De Rossi, eh? Cioè, lui non si allenava, non giocava più, è un fenomeno, cioè, aveva altri cazzi. Aveva perso la testa. Certo, Quindi certo, certo. anche lì, magari se li dite ai Friedkin di fargli un bonifico di 2 milioni, visto che ho rimesso un giocatore qui, e Mi sa che fai prima a quindi chiamarli che ci tu. faccio? Senti, Fabrizio, Lo prima di... chiedo alla Leotta. prima di lasciarti libero ai tuoi impegni... Dai, fatemi fare una battuta, posso? Aspettavo solo quello io, in realtà. Ma Paolo Bergiglio c'ha i capelli lunghi ancora? Sì. Capelli lunghi e A barba, Barba sì. Ba c'era sempre, ma si certo, allena sì. ancora? Sì, ma Si certo che allena? mi alleno, Tra poco però... scatti risultati. Però ascolta, non mi alleno più tanto con il nostro amico comune, che poi è il tuo personal. Ti alleni ancora con Nathan? No, però siamo sempre amici. Ah, No, invece ok. io ne approfitterei, già che sei qua, poi ti lasciamo andare. Ma Fabri, Vai. intanto su una cosa, quando vuoi, guarda che noi ti aspettiamo, dato che l'Inter è prossima a vincere la seconda stella, se vuoi venire... Vinciamo lo scudetto il giorno del derby, vinciamo lo scudetto. Sicuro? L'hai detto, Vinciamo. eh? Era questo che volevo chiederti anch'io, Fabrizio, cioè da interista quanto ti dà No, gusto vinciamo, l'idea però di posso vincere o dirti no una il cosa, derby? mi dà un sacco di gusto, ma io ho preso veramente una grandissima delusione con la partita dell'Atletico Madrid. Guarda, non ho guardato le due partite successive, non le ho guardate, perché è stato Capisco. proprio un... Ma soprattutto perché veramente potevamo, il calendario era dalla nostra, col Borussia Dortmund potevamo vincere, tenendo conto che il livello del calcio poi estero è molto superiore, l'abbiamo visto in Sai, questi ci sono i giorni. sorteggi che da un anno all'altro cambiano di solito, no? Funziona un po' Sì, così. però Beh, quest'anno eravamo stati fortunati, anche quest'anno, mica tanto. L'anno no? scorso è andata meglio, direi. No, l'Atletico No, però non è per il Atletico Porto Madrid, o ma se abbiamo Benfica. visto le partite, insomma, il Manchester, l'Atletico, il Barcellona, poi sono altri livelli, dai, altri, non ci arriveremo mai a quei livelli lì, anche se poi il calcio è strano. Però, boh, vediamo, vinciamo sicuramente lo scudetto
contro il Milan e magari vendiamo Arnautovic che tutte le sere al The Club a sbocciare bottiglie. Non c'è solo lui al The Club, lo sai benissimo. Va bene, perfetto. No, purtroppo c'è anche Thuram ultimamente. Chi? Bravo, dai. Thuram. Thuram. Ma non solo, ripeto. È un mese e mezzo che non segna più. È strano che da interista ti perdi tutti i juventini che girano per i locali a Milano? No, vabbè, ma qui ormai non è che li seguo più. Ormai stiamo parlando di una squadra di bidoni, dai. Ormai non c'è neanche più competizione. Va bene, Fabrizio, grazie mille. Il mio sogno sarebbe vedere Ciao. uno Juventus Inter con te Oppini in studio. Sarebbe mi uno piacerebbe anche a me, sarebbe uno pensaci. spettacolo. Magari succederà, che dici? L'abbiamo perso. Su questa su questa cosa l'abbiamo scioccato. Su questa cosa è caduto. Vabbè. Sì, è È caduta. caduta. Se vuole Adesso chiamare il va mio numero più The ce l'ha. Club, È caduta la adesso linea, va The comunque Club lo ringraziamo per il contributo che ci ha dato. Parliamo di Inter, di campo c'è davvero poco da dire perché la sfida di domani sera contro il Cagliari vedrà un Inter senza Pavard e Lautaro squalificati, al loro posto dovrebbero spuntarla Bissek in difesa e Sanchez in attacco in coppia con Thuram. L'unico dubbio è la scelta se far giocare o meno Mkhitaryan, anche se sotto diffida. E quindi con un cartellino giallo salterebbe il derby, ma insomma la prima alternativa è ovviamente niente meno che Frattesi, l'uomo vittoria nella trasferta di Udine di lunedì scorso. Situazioni un po' più curiose quelle che riguardano la società, perché oggi il Corriere della Sera ha lanciato l'ipotesi che la famiglia reale saudita possa essere interessata ad acquistare l'Inter, anche se poi, ribatte Repubblica, il fondo sovrano PIF non sarebbe così convinto della bontà dell'operazione, di andare dietro a questo genere di Speriamo. operazione. In tutto questo, però, Paolo, il 20 di maggio c'è un prestito che scade e quindi Zhang deve lavorare anche su quel fronte. Beh, raccontano che è una corsa contro il tempo, no? Perché chiaramente con questa scadenza, ma onestamente, quando avevo sentito la settimana scorsa i dirigenti dell'Inter, loro avevano la convinzione che Zhang, vabbè, evidentemente la trattativa in parallelo, questa va bene, ci sta sempre, perché ne hanno fatta anche in precedenza quando lui Certo. chiedeva 1 miliardo e 2, no? Sì. Ma che lui stia anche in parallelo cercando di restare per un periodo limitato ancora proprietario dell'Inter, allungando il prestito con Oaktree e probabilmente trovando non. Se non riesce nuovi acquirenti per il club, ma dei soci per poter allungare per un periodo limitato questa cosa. Cioè la continuità tecnica ti è garantita da Marotta, da un progetto già fatto che andrà avanti, Marotta ha allungato fino al 2027, poi da qui a là figurati. No, però anch'io vedevo che praticamente più che la bontà del progetto, sembra che la famiglia saudita, no, insomma il fondo sovrano PIF, non vogliono più investire così massicciamente nel calcio, no? Dopo avere Newcastle, eccetera. Però la trattativa sarebbe con una famiglia di quel gruppo, no? Vicino ai sovrani. Però poi gli esiti, vabbè, non si sanno, in effetti il tempo è poco. Insomma, è una situazione un po' complicata, perché poi sul campo le cose vanno bene, l'Inter vincerà meritatamente lo scudetto, il sogno è quello di vincerlo, ovviamente, l'abbiamo sentito anche da Fabrizio Corona, da interista, Occhio, eh. vincerlo nel derby. Poi un attimo. Poi ci sono altre questioni riguardanti la società con, insomma, questa scadenza del 20 di maggio che un po' fa paura, perché poi non sai mai. Magari facesse paura. Lo dico da milanista. Cioè, secondo me in un modo o nell'altro risolveranno. Sì, però anche perché è da 2 o 3 anni che Che si fa è uscire. sempre la stessa storia. Poi alla fine Trovano gli si trova sempre una strumenti. soluzione. Adesso io non so, come ha detto Paolo, se succederà o non succederà, che possa entrare qualche gruppo, però il problema è che è da 2 o 3 anni che l'Inter sembra che ogni anno, fine campionato, deve scomparire o deve No, vendere a no, un no, 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 altro, no, no, quello non no. c'è vendere a un'altra minimamente questo società. Succedeva rischio, prima. non c'è minimamente questo rischio, però è vero che sono, mi pare, 385 milioni di euro che Zhang deve a Oaktree. E il 20 maggio è una scadenza concreta, cioè c'è proprio una Sì. data sul calendario, quindi ci sono mille soluzioni. Zhang può trovare un fondo che subentri a Oaktree, però è chiaro che in questo caso tu vai a caricare il debito con un altro debito, verosimilmente a Certo. interessi ancora maggiorati, quindi vai a creare un po' una situazione del genere, a meno che Zhang a un certo punto non decida,
trovando l'acquirente giusto, di vendere l'Inter e chiudere la sua storia con l'Inter. Che parte da meno 385 per l'acquisto. Senza stadio, esatto, ecco. Ancora. No, il concetto è che, allora, intanto bisogna specificare una cosa, che all'Inter tutto quello che è riguardante la società in Italia e i pagamenti, i stipendi, tutti i dirigenti, i giocatori, i magazzinieri, sono tutti in regola. Quindi non è, c'è gente che dice squadra in fallimento. Non è questo il punto. Il punto è che, secondo me, esattamente come prima sollevavo il problema tra la dirigenza Juve, nel senso che pare ci siano due fazioni all'interno della stessa Juventus che vogliono due allenatori diversi per la stagione successiva, io mi chiedo, quando è che in Italia abbiamo assistito l'ultima volta, o magari per la prima e unica volta, a un presidente latitante? Milan. No, Milan. Perché dici latitante? È perché non però può tornare in Italia, Zang. Ma non è certa sta cosa qua, eh. Ma latitante nel vero senso della parola? No, latitante nel senso che non è, che latita legale, che non viene in Italia. Che latita non è pubblicità legale. Se non viene in Italia è un però, conto, ragazzi, latitante... Non mi risulta che ci sia un mandato di cattura, ragazzi. No, non può entrare in Italia. Non può entrare in Italia. Latitante dall'Italia, che sta fuori dall'Italia, non ci può tornare. No, ma latitante non ci può tornare. Latitante vuol dire che uno è ricercato, eh. Se lui entra in Italia, ovviamente in automatico la finanza gli arriva addosso. Ma no, non credo. Quando hai un debito di questo genere? Questo spiegano molti quotidiani. Corte d'appello di Milano ha detto che l'Inter non è aggredibile. La banca cinese può aggredire i suoi beni in Italia. I suoi beni personali. La sua persona fisica, no. Quello di Zhang con Cina, Constructor Bank, è un altro tipo di discorso che esula dall'Inter. Quella è una faccenda sua personale. Sì, no, ma io lo dico, per rispetto della giustizia, cioè, non è latitante, non è ricercato. No, latitante non che si sottrae alla ricerca di uno Stato che lo vuole arrastrare. Non è quello il punto. Non c'è, in Italia non si hanno notizie da mesi. Ma può anche darsi. Sì, però che sai lui... cos'è, Francesco? Tu hai appena detto che però i pagamenti, almeno degli stipendi, non è una cosa da poco, sono in regola, hai capito? No, ma è quello il punto. Io non capisco questa sua assenza dalla proprietà italiana e dalla sede, dalla dirigenza italiana. Sì. Se tu hai motivo e modo di chiarire la situazione con la finanza italiana, perché questo pare essere il punto, ragazzi, io vi riporto quello che leggo su molti quotidiani italiani che parlano anche di questo, cioè finanza in sé. Perché tu devi non essere presente o non essere più qua? Non è mai stato tanto presente. No, ma un conto è mai. Okay. Perché prima ci veniva ogni tanto. Adesso è mai. Adesso c'è anche il momento dello scudetto, tra poco, no? Ci sarà il derby di Milano. Pare che non verrà neanche per il derby di Milano. Sarebbe il 20° scudetto, la seconda stella. Se ci sono cioè, delle questioni... Il latitare è quello il senso, non che tu sei ricercato. Ok? Cioè, non si palesa. Per quale motivo o da quanto non assistiamo alla situazione di questo genere? Ma la finanza, come dici te, Fred, non potrebbe, per dire... sequestrare le cose che lui ha, le proprietà che ha in Italia? In teoria, attenzione, no, se dici così, ma qui andiamo in un campo senza conoscere. No, ma dico, secondo molti ci sono delle situazioni debitorie pesanti, no? Che però verrebbero chiarite di fronte alla Guardia di Finanza. Questo è su quel discorso. Ma. E per molti di questi quotidiani lui non potrebbe tornare per questo motivo, o non tornerebbe per evitare questo problema prima di vendere l'Inter. La domanda è perché non parla, visto che Manotta è ministro delegato, quindi giustamente lui parla per l'Inter, adesso ne fa le veci a tutto tondo, no? Visto che, ripeto, in Italia non c'è problema dal punto di vista di pagamenti, di stipendio, se l'Inter è una società sana. Ma da quel punto di vista. La domanda? Perché? Gliel'hanno mai posta la domanda? A chi? A Marotta. No. Ma io penso che semplicemente perché non risponde? Cioè, la mia curiosità è dove è finito Zhang? Perché non si palesa? Sta in Cina, non so se penso vuole tornare in Italia, questo non te lo so dire ufficialmente, non so il motivo per cui... Ma avendo dei contenziosi, no? Voglio dire, che non riguardano l'Inter là, e cercando anche o di cedere la società o di avere dei nuovi soci, immagino che da dove stia... cioè gli sia più utile per gli advisor, riesce a gestire meglio, eccetera. Riesce a gestire meglio, penso di sì, cioè non è uno che scappa, lui, cioè, tra l'altro in Cina non ha soltanto però è inspiegabilmente assente al momento, e anche comunque anche su il sicuramente non è l'Inter non rientra nelle sue priorità, è inoperante, è inspiegabilmente assente. Quindi il dizionario italiano insegna che latitante vuol dire anche questo, io non lo vedo. Ma inoperante, cioè lui ha sempre la sua bravura è stata quella di creare una struttura che funziona da sola. Sì, certo. Perché se no... Perché Marotta è bravissimo, perché gestiscono bene i conti, eccetera, eccetera. Tutti bravissimi. Ma la domanda è se il presidente... No, beh, ma certo. Cioè, come fa a vendere una società a un legittimo, presidente? È legittimo immaginarsi che un presidente di società venga per festeggiare uno scudetto. Questo intendo. Se non viene, non lo so, poi si daranno delle spiegazioni, non so se c'è una ragione...
legata agli affari lui che sta seguendo lui in Cina, o magari è legata a qualcosa di giuridico che sta avvenendo in Italia. Io questo ufficialmente non lo so. Però visto che molti giornali, anche di fama importante, non parlo di siti web inventati nel pomeriggio e richiusi la sera, parlano di questo qua, di questa roba qua in questo senso, perché nessuno pone mai la domanda a Marotta, che è bravissimo a spiegare cose? Perché uno normale che segue il calcio, dopo un po', nel momento in cui festeggi una roba così importante, magari nel derby col Milan, a San Siro, in casa tua, visto che tu hai costruito questa creatura dicendo stritoleremo tutti fuori dentro al campo, eccetera, eccetera, e comunque la società funziona bene, nonostante il deficit economico, perché Marotta, ripeto, è bravissimo a farla andare avanti, perché nessuno chiede dove è finito Zhang? Vedremo di chiederlo magari la prossima volta che intercetteremo Beppe Marotta.